Entro 10 anni il distretto tessile avrà bisogno di sostituire 12.000 addetti che andranno in pensione. Una grande sfida per le imprese e per le istituzioni cittadine, perché ai giovani il variegato mondo della moda non sembra attirare molto. Lo confermano i dati diffusi oggi da Confindustria Toscana Nord in occasione della premiazione dei vincitori della quinta edizione di È di moda il mio futuro. C'è stato un buco generazionale, circa una ventina d'anni, dove di mancanza di ragazzi che sono entrati nel settore. Il distretto ha bisogno di tecnici specializzati e di operai. Il lavoro c'è, la formazione pure. Si tratta di avvicinare le nuove generazioni facendo passare messaggi positivi. È una bella sfida arrivare ai giovani con quello che loro sono interessati a sentirsi dire. Cioè, forse in questo momento bisogna raccontare, non sappiamo benissimo quali linguaggi usare per raggiungere i giovani del momento. Il progetto È di moda il tuo futuro, che quest'anno ha raggiunto 800 ragazzi di 11 scuole secondarie di primo e secondo grado, ha proprio l'obiettivo di promuovere il settore tra le nuove generazioni. Il concorso T-shirt a chilometro zero è stato vinto da Eleonora Dondini della seconda C delle medie Zipoli di Prato. Un momento anche più difficile nella nostra vita, bisogna riuscire un po' a trovare anche magari il lato positivo e appunto fermarsi e trovarlo, riuscire a trovare anche una scorciatoia. L'assessore alle attività produttive Benedetta Squittieri assicura che l'innovazione e l'economia circolare faranno la qualità del lavoro e ricorda che mai come adesso la regione ha tante risorse a disposizione per la formazione professionale. La sfida è saperle intercettare. Pari a quasi 100 milioni. Ovviamente il nostro territorio si sta cimentando insieme agli altri a individuare quali sono i fabbisogni reali della formazione nel nostro territorio, che metta insieme il bisogno delle attività produttive, del sistema produttivo, con le ambizioni di formazione e di vita anche dei ragazzi e delle ragazze pratesi.